infatti sta sempre a 56. Allora, io invece dico che secondo me primo Paris Saint Germain, secondo secondo mettiamo il Marsiglia e il terzo il Lione, quindi scavalca secondo me il Marsiglia, e quarto il Monaco. Allora, secondo queste logiche la Roma nel campionato italiano dovrebbe arrivare sesta. Perché, scusa? Perché visto, no, quello come ci esprimevamo, ma io ho messo il Paris Saint-Germain primo e il Marsiglia secondo in questo campionato francese. Oggettivamente, se andiamo a guardare le differenze reti, la Roma arriva sesta, la Lazio vince lo scudetto. No. Ma io, David, ho messo infatti che secondo me la Roma arriva dopo la Sampdoria. Comunque, passiamo dalle cose serie. Va bene, allora vai, Moro. Primo Ibrahimovic, primo Paris Saint Germain. Sì, gli altri 10 conseguono. Sì. Aspetta, Fagli avvicinare al microfono. Lo stai Paris Saint Germain. Secondo, no, Moro, tu stai bene col microfono. Il Pampa. Sì, sì. Secondo il Lione. Secondo il Lione. Terzo il Monaco. Aspetta, terzo il Monaco. E quarto il Marsiglia. Perfetto. Comunque, aspetta, perché stavo andando a rivedere un attimo. La... Esattamente. Andiamo avanti. Un applauso a Federico, perché sta scrivendo molto velocemente. Ormai proprio scriba. Stanno fumando le dita. Allora, al prossimo concorso di scribacchino, sì. Vai. Microfono, allora, Pampa. Tocca a Maxi. Allora. Bundesliga. Adesso qua è interessante. Qui siamo tutti sicuri sulle prime classificate. Bayern di Monaco. Perché non si sente più sta Bundesliga? Che è accaduto? Ah, ecco, mo si sente. Allora, diciamo. Ok, Bayern Monaco, poi? Bayern seconda. Di Monaco, Wolfsburg. Ok. Leverkusen e Mönchengladbach. Ah, scrivi Mönchengladbach, per favore. Borussia Mönchengladbach. Sì. Borussia M, scrivi. Borussia se M, no impazzisce. Ok, Borussia M. Vabbè, giusto. Borussia M. E andassero a casa. Esatto. Ma per me manco stanno nel quarto posto. Parto io? Parto, mi è scritto come nome? Ah, no, no, scusa, vabbè, scusa, sempre, scusa. Davide Di Cosmo, sì. Davide Di Cosmo, prego. Io ho qui segnato esattamente come l'ha descritta Maxi, quindi il Bayern, il Wolfsburg, il Leverkusen e il Mönchengladbach. Ok. Aspetta che arrivo Alessandro. Anche perché poi il campionato tedesco è pure monotono per certi versi. Insomma, sì. Questo Wolfsburg comunque c'ha uno squadrone, però ha troppe lunghezze di distanza dal Bayern. E anche Mönchengladbach e Leverkusen stanno troppo. Esattamente, stanno Wolfsburg staccati sotto gli altri, comunque danno vistosamente segni che soppicano, perché hanno pareggiato tutte quelle sotto, ma se pareggiano sopra e pareggiano pure sotto, certo, appare evidente che insomma diventa difficile fare la scalata, perché se non ne hanno approfittato, se continuano così di fatto, certo, probabilmente arrivano così. L'unica è un po' il Leverkusen, perché oggettivamente c'ha una squadra migliore, quindi ci può provare, ecco, ormai soltanto non fa neanche più le coppe, questa quindi è la valutazione un pochettino che si può fare sulla squadra di. Credo pure che lo Schalke sarà difficile che recupera. Beh, ma perché c'ha pure, mi sembra, parecchi infortunati, sì, davanti. Sì, eh. Sì. Infatti, se vai a analizzare nelle ultime 5 partite, ha fatto una vittoria, 2 sconfitte e 2 pareggi. Ok, passiamo invece ad Alessandro. Io dico Bayern, Wolfsburg, Borussia e Leverkusen. Ok, quindi come hanno iniziato finiranno. Quindi Bayern Monaco, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Ok, tanto riportiamo che tutto. È esattamente anche la stessa mia, secondo me resterà l'attuale classifica. Allora, invece per quanto riguarda me, sì, io dico Bayern Monaco prima, Wolfsburg seconda, Bayer Leverkusen terzo e il Borussia quarto.
e Borussia Mönchengladbach quarto. Passiamo a Davide Moroni. La stessa di Alessandro, ossia sì, Bayern Monaco, Wolfsburg, Bayern Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Ok ragazzi, la Champions League invece. La Champions League, dobbiamo dire le prime quattro, Maxi, oppure la vincente? No, io direi le finaliste con la vincente. Finale e vincente, dai. Esattamente. Ci avete anche gli incroci, però. Esatto. Ve li dico io, raga, non avete ben capito che c'è lo schemino per le semifinali. Allora, la vincente tra Barcellona e Paris Saint-Germain incontrerà la vincente tra Real Madrid e Atletico Madrid. La vincente tra Juventus e Monaco incontrerà la vincente tra Bayern di Monaco e Porto. Mentre ve lo vado a prendere perché non lo so, per l'Europa League invece, l'Europa League, bella sta canzone, questa è la quella della Bundesliga, l'Europa League in abbinamento non ve lo so dire perché non so se è giusto quello che vedo sopra e sotto, però in teoria dovrebbe essere il giocano tutte alle 21:15. Bruges, la vincente da Bruges e Dnipro incontra la vincente da Dinamo Kiev e Fiorentina, la vincente da Siviglia e Zenit incontra la vincente da Wolfsburg e Napoli, però non ci mettete la mano sul fuoco perché non l'ho vista questa, però secondo me comunque vada con gli accoppamenti, penso che poi, dicevo, la vincente appunto tra Bruges e Dnipro potrebbe incontrare questa, però non ci mettere la mano sul fuoco sull'Europa, sì, sulla UEFA Champions League ne sono certo che ci potrebbe essere il classico, ma diciamo, se no alla fine solo chi vince, la vincitrice e via. No, ma io la finaliste le finaliste fuori. Ce l'ho tutte e due io. Allora ci siamo, dai allora, Maxi, vai, subito. Maxi, parti. Vado? Sì. Quindi andiamo direttamente con la Champions, musichetta di Champions. Beh sì, ecco, la sto cercando, l'ho messa, l'ho presa e la mettiamo. Mi sembra più che giusto. Allora, finale? Vai. Tanto io ho già scritto Bayern Monaco, finale Bayern Monaco Real Madrid. Avevo scritto un'altra squadra. Deve già cancellare perché avevo scritto Barcellona. Bayern Monaco. Questa è la cabala, no? Ok, Bayern Monaco Real Madrid e quindi la vincente. Se no avrei messo, se pensavo che non passa al turno con l'Atletico, avrei messo quarto Real Madrid in campionato, perché se dovesse accadere che perdono il derby e sono eliminati, succede il finimondo a Madrid, arrivano quarti in campionato. Quindi la metti vincente della Champions? No, la metto che perde la finale all'ultimo minuto con un gol di autorete di Beve. No, con un gol da fuori area di Xabi Alonso. Ah. Magari con un fuorigioco anche netto Bella, magari su rigore. Beh, vabbè, però gli arbitri già hanno favorito il Barcellona l'altra settimana. Mo questo Real non è che lo possiamo massacrare così. Vabbè, allora, vai David. Un tiro da fuori e c'è Bialonzo all'ultimo. Vai David. La finale? Barcellona Bayern Monaco e vincono i tedeschi facile pure. Tipo 4-1, 5-1, una finale storica sarà. E il Barcellona la prende che poi non si riprende più. Torna ai dilettanti. Esatto. Barcellona potrebbe finire anche 6-1, una cosa del genere. E ti verrà Maxi sotto casa? No. Okay, mo esagero, sto scherzando. No, però secondo me la finale di Champions finisce altro. Quindi è possibile che sia Bayern Monaco. Barcellona, Bayern Monaco, vincente Bayern Monaco. Alessandro. E vince il Bayern nella finale con Real. Quindi come Maxi, però vince, abbiamo detto, il Bayern e il Bayern Monaco. Va bene, ok.
il Real c'ha le competizioni nel sangue, fino a che non è eliminato sta in gara. Io invece dico la finale Barcellona-Bayern Monaco e la vincente sarà proprio il Barcellona. Quest'anno sì, è l'anno suo. E guarda, mi tocca copiare il Papa perché io la stesso uguale. Pronostico, sì. Eh sì, da obiettivi perché la pensiamo uguale. Eh sì, sì. Barcellona-Bayern convincente, Barcellona. La BB ormai è troppo forte. La BBC, quindi scalzata dalla MSN. Messi su Suarez esatto. Neymar. Ok, passiamo invece all'Europa League. È qua un po' più difficile. Eh sì, direi di sì. È l'ultimo step, però è un pochino più difficile. Prego, Max. Allora, vincente dell'Europa League, Napoli. In finale contro... se ho visto bene la cosa, poi io ripeto, spero che ciò che ho capito bene. Comunque io direi che la finale è con del Napoli e con il Siviglia, però se mi sbaglio perché l'accoppiamento no è no sbagliato... no, cioè è giusto stanno da delle due cartelli diversi. Ah, tu ce l'hai giusto, quindi. L'ho già visto prima. Perfetto, allora ok. Ah, ecco, Davide, me lo sta parlando, ho detto bene. Quindi non è come dicevo io prima. No, si possono incontrare. Perfetto. In finale. Quindi potrebbe, quindi come sarebbero gli accoppiamenti? La vincente tra Bruges e Dnipro può incontrare la vincente tra esatto. Siviglia e Zenit? Sì. E sì. Poi la vincente tra Dinamo e Fiorentina incontra la vincente tra Wolfsburg e Napoli. Bravissimo. E l'hanno fatta apposta per non fare una finale italiana. Beh, ovviamente. Allora io dico andiamo Napoli avanti. Vincente in finale col Siviglia. E secondo me pure ai calci di rigore dei supplementari. Vai, David. E Rafa va alla finale nazionale. La finale è Bruges Wolfsburg e vince il Wolfsburg. Bruges Wolfsburg, ovviamente andiamo, gli italiani se ne vanno a buttare a fiume perché c'è una grande occasione stavolta. Secondo me chi il Wolfsburg vince il Wolfsburg? 0-4 pure. E anche con Napoli fa 0-4. Prego, Alessandro. Nelle due partite, dico. Siviglia-Fiorentina. Bella, potrebbe essere bella Siviglia. Sai. Siviglia-Fiorentina? Siviglia Fiorentina abbiamo appena detto che non può esserci, mi sa. Può? Sì. Si può? Siviglia. Ah, esatto, è stata la parte del Napoli, avete ragione. Scusate, sì. Quindi la finale Siviglia Fiorentina vince Fiorentina. Ah, hai capito. Beh, a quel punto Montella è il prossimo allenatore della Roma. Io avevo già detto a suo tempo, prima che facessimo questo giochino, che non arrivavano in fondo nessuno delle italiane, se vi ricordate. Quindi in finale io le italiane non le vedo proprio, perché è un calcio scadente, cioè, scadentissimo. Tu dici che addirittura si fermano ai quarti di finale? No, posso anche arrivare al semifinale, ma arrivano in finale, non ci arriva nessuna italiana. Per me il Wolfsburg, Alessandro, non ti sentiamo sempre. Dico, il Wolfsburg potrebbe anche fargli una sorpresa, eliminarle, però io punto sull'Italia. Va bene. Invece io la penso come il nostro David, perché non vedo italiane, ma vedo una finale Siviglia, che al momento secondo me è la squadra più forte dell'Europa League, e Wolfsburg, e la vincente è il Siviglia. Alla fine sarà anche una bella partita. Vai, Davide Moroni. Anch'io, finale Siviglia-Wolfsburg. Ecco, io e Davide la pensiamo uguale. Sì. E vincente Barcellona. E Siviglia. Le vince tutte quest'anno, no? Io spero, abbiamo già vinto la Coppa Catalogna. Ok, confermiamo, Maxi. Vai, posso? Pulsa il botò. Tutto sulla pagina Club del Football, e questi sono i pronostici. Dopo delle. Mettiamo anche sul sito, Mettiamo anche sul sito i pronostici. Così vedrete che. Ok, è andato, eh? È andato? È andato. Bene. E comunque, sì. Questo poi lo rivedremo dopo, questi pronostici, alla fine di tutto, ovviamente. E vedremo chi appunto avrà avuto ragione. Comunque la squadra più forte è il Wolfsburg, non è il Siviglia. E là chiaramente, diciamo, si vede da come giocano, da come, insomma,
Io penso che Siviglia è arrivato con un po' d'aiutini pure lì, però dobbiamo dire. No, ha battuto nettamente il Villarreal.